Io direi di andare prima nella chiesa. Non so perché c'hanno qui dell'ambrella, io, cioè dell'ambrella, io non No, lo aspetta, sguardo. chiesa, devi stare calmo. Noi abbiamo una porta ora con l'embrione e le quattro ali da aprire, che ci No, ma prima di permette. andare nel... Del Ah, dove? tu andai direttamente prima lì? Io pensavo di aprire subito la porta quella di violino. Che è nel Ma mi sa villaggio, che ci la chiave arriviamo. dell'utra... Ma che ti spiego, perché così non vedi che passiamo dall'altra parte del villaggio che c'era preclusa. Aspetta. Allora, perché c'è una porta rossa e se lì ci aprissi una shortcut per andare dall'altra parte del villaggio. Ascolta me, facciamo prima questa, poi se vediamo che stiamo proseguendo in una Ok. parte che ci impelaghiamo, la leviamo. Ok. Allora, apriamo. Tra l'altro sulla neve. Oh Vedi, perché Cristo. lì alla sinistra vediamo palude, palude. Secondo me qua sai chi ci andiamo a ficcare? Porca madre. Allora, ricarichiamo. Ascolta me. Perché ci siamo ficcati in una parte, voglio vedere la chiave del violino. Sto ricaricando. Carica partita. No. Altare. No, perché voglio vedere. Pensavo, ho fatto un ragionamento che alla fine è un ragionamento del cazzo. Andiamo a prendere questa chiave di violino. Te, la chiave ce l'abbiamo di violino. Sì, no, È a usarla. andato nel teatro. Sì, è apparso un lupo gigante. Porco di... Va bene, allora qua bisogna fare Ho così. fatto morire. No, carica. È quella che abbiamo Devo fatto all'inizio, girare a quindi 6. destra. Alright, quindi... Non te come c'entravi in sta porta qua la chiave di violino, Steady? Ah, no, è questa qui. Sì, anche perché qua è l'unica cosa che devo aprire, proprio, e c'è un tesoro lì dentro, quindi io fondamentalmente... Chiuso, il Ci sono proprietario è andato. sparito. Sì, perché questo, no, ti spiego, non ci potevamo proprio entrare qua. Perché... Io c'ero entrato ieri sera. No, perché all'inizio c'era scritto chiuso, il proprietario è sparito, non ci potevamo manco entrare. So che adesso ci devo arrivare, perché io... C'è Grimaldello? ancora qualche giro. Tutta roba. Sì, ce l'abbiamo, Grimaldello. Mi sto a guardare la mappa, perché ogni volta qua girarmi sto villaggio, ogni volta faccio sempre cazzate. Dobbiamo aprire poi questo cancello di merda che ci permette di andare giù, perché mi ha rotto i coglioni. Ah, sì, Ah, per di sti qua cazzo di passa. grilletti che non funzionavano e adesso funzionano. Madalina, corpo. Ah, sì? Ah, aggiunge la testa che abbiamo. Abbiamo una bambola. No, io non ce l'ho la testa della bambola. No, No, la testa no, abbiamo il corpo della bambola. io l'ho appena trovato il corpo della bambola. Ok, io perché ieri ci sono finito per sbaglio e l'avevo trovato. Che ho detto, ma qua c'è una chiave di... Interessante C'è una come... cassa. Come... Allora, mi passo sotto A al chi di trattore. competenza, vista la prolungata assenza del liutaio, tengo in custodia la chiave, l'abbiamo letto ieri. Vai, vai, chiave del liutaio. A cazzo durissimo. Chi c'è? Buon compleanno, 27.09.17. O 19, non ho letto bene. Big money? Però... Sì, comunque, ci siamo già spoilerati che arriva un licantropo della Proto Madonna. E Quello non quindi... è un... cioè non è un uomo mezzo di capo, è proprio una bestia. È mutato totale, Bloodborne, è diventato sangue delle mutazioni delle bestie.
Vedrai che niente, adesso è la parte action, decisamente. No, io prima stavo per dire, come ho visto la palude, ho detto, guarda, qua ci stiamo andando a pelagare a casa del tizio storpio, ed è arrivato. Allora, che dato ho detto? 27.09.17. Guarda qua. 27.09.17. Herzberger d'acciaio. Un tesoro? Una statua d'acciaio basata sull'aquila gigante della mitologia norrena e non mi dice se è di valore. Allora, 27.09.17 Carica hai detto? caricatore maggiorato per il fucile. Perché fucile? Per quello di precisione. Non dimenticherò Prendiamo mai il rosso. suo quinto compleanno. Ci sono arrivato anche da solo, grazie. Niente, però mi dà ancora un tesoro. Ah no, non è vero. Collezione del maestro. Mi sa che era la statua dell'aquila, l'ho presa. Però cosa c'è di rosso? La pietra. Mi dà un Ancora quarzo giallo. rosso. Perfetto. A Casa degli 4 Utai è sono. fatta. Però c'è un problema. C'è un problema fondamentale, Beppe. Cosa? C'è un tesoro che non abbiamo preso e un pozzo che non abbiamo fatto Dove? al castello di Mitresco. Però non ci possiamo andare perché si è alzato su. Cioè, io per andare al coso A meno che non sia il ponte levatoio. A meno che dal ponte levatoio non si riesca a far qualcosa. Perché c'è proprio un tesoro, dice, casa del tesoro nascosto nel vigneto di Mitrescu, vicino a dove c'era il mercante. E poi c'è un pozzo qua Ok. vicino a un punto di salvataggio, quindi in realtà ci dobbiamo tornare. Dove cazzo sono finito? Dio, Dio. Madonna di qua. Cazzo di villaggio bastardo. Certo, te mi perdo. Di qua. E io qua, al contrario. Vai a Ma poi fare. cosa mi ha morso? Che Ok. cazzo mi ha morso? Poi sto andando ad aprire sta porta. Niente. Dal cimitero sono apparsi. Coglione. Sono apparsi anche a te dal cimitero i zombie. Ah, le mie ferite sono gravi, non mi resta molto tempo, lo sento muoversi intorno alla casa. I colpi che ho sparato lo hanno scalfito a stento, sono come un giocattolo, questo non è un normale lupo, dici? Ma non resterò qui come un cane bastardo, se riuscissi ad arrivare al vecchio mulino potrei fermarlo, potrei proteggerti, è molto vicino. Diavolo, sto morendo di freddo, non riesco a muovere le gambe, mi dispiace Luisa. Questo è il marito di Luisa, ti ricordi che dicevamo... Dove cazzo è Sì, andato? È morto. esatto. Va bene, quindi quello che Esatto. dovremmo fare è... Praticamente muoverci in questo villaggio evitando sto cristiano qua. Io Perché quello fa male. salgo al secondo piano. Sì, non lo possiamo ammazzare. Questa cosa l'abbiamo capita. Lui è lì sotto. Cazzo è andato via. Va bene, allora lì c'è subito una casa in cui ficcarmi. Che in realtà è una casa blu. Pollo, porta Allora, meccanica. aspetta. Qua è? Qua è diventato blu, saliamo su. L'ho sprecato i colpi con questo piccio del cazzo. Porco di... Ti sento. Qua se scendi giù.
Dobbiamo scendere giù di qua, andare in quella casa di davanti, come pensi hai fatto tu. Dov'è? È là, là, lo vedo. Devi andare piano. Cammina piano, mi sono ficcato sotto un mattone lì. Allora lì. Sì, anche io mi sono ficcato nelle fondamenta di una casa. Esatto, poi dobbiamo salire su, occhio piano. Qua sotto, ok, qua sotto. Ah, c'è una scala a piedi che sale su. Qua c'è anche un punto esclamativo. Sì, una porta meccanica famosa che ci eravamo già detti, che... Polvere da sparo, prendiamola. Qua c'è della roba che dobbiamo prendere. Pianta verde. Perché ho come l'impressione ci siamo già stati in sta casa qua? E soprattutto se io me lo chiudo dietro così come minchia esco? Problema, vecchia città orientale. Vedi perché è tutto blu. È tutto blu, sì, esatto. È tutto blu e... È tutto blu e poi c'è sta porta meccanica che è... Dove cazzo è? Aspetta, sei dentro sta casa, ma... Devi uscire dalla casa per arrivare alla porta meccanica. Penso di sì. Io provo a riscendere giù. Io sono provato a uscire dalla... Ho provato a uscire dalla casa e faccio il giro da dietro, aspetta. Se c'è lo stronzo mi attacca... Io vado dietro la casa, Porta aspetta. meccanica, serve un pezzo che non avremo come minimo. Io provo a ficcarci il rotolo del pozzo, non va. No, serve un ingranaggio che non abbiamo. E sta porta meccanica penso ci faccia la shortcut per... Per andare in questo qua blu che abbiamo già visto. Allora, quindi bisogna andare di qua. Bisogna solo capire se dobbiamo ficcarci di qui per provare ad andare da sto mulino d'acqua dopo aver passato il ponte. Faccio, mi butto. Ah, di qua dici. Ok, stai cercando. Esatto. Io sono ancora dalla porta, dallo scantinato, dalle fondamenta di sta casa. Sono fermo lì perché ce l'ho davanti. No, io mi sono buttato e ho trovato un posto. Allora. Ma va visto, ma visto. Puttana. Mi butto dentro sta casa. Boh. Però mi sa che da qua non ci posso andare dove cazzo voglio. E quindi come minchia ci passiamo in quella parte di tale città? Ma io sono in vecchia città orientale. Se qua è chiuso, qua, boh. Qua è Ma tipo dovevo uno scoperto. ammazzarlo, magari sto No, stronzo. no, no, no. Ma tanto hai detto che non si può ammazzare. Sì, qua avevamo battuto quelli No, canto. qua me lo danno scoperto, ma evidentemente non si può andare. Quindi in realtà in sto cortile ci faccio una minchiazza. Meno che io non possa entrare in sta casa qua. Porco dio, c'è qua vicino. Niente, quindi devo andare qua Anch'io. sotto praticamente. E no, è come mica ci passo qua Cazzo! sotto? Secondo me non posso. Ah, attenzione, dobbiamo cercare un mulino, Beppe. Ha parlato di mulino. Mulino, ma questo qua mi rompe il cazzo, io sono fermo. Lascia perdere. Mi sta facendo sfinire le munizioni. E dove cazzo è sto mulino? Abbiamo una mappa. Non c'è scritto mulino del Cristo. Perché quella è la porta che non possiamo aprire, punto esclamativo. Ah, bastava fare così. Allora.
Io vado di qua, mi sto proprio ficcando nel sentiero della paluda, eh. Ma sono sti bubboni di merda. Qua che mi dice? Ah, sta andando nel sentiero della paluda, okay. È ricoperto da una sostanza viscida e sembra si possa rompere. Con cosa? Con una bomba? Io ce l'ho in faccia. Esatto, bastava una bomba. Allora, io sono andato dai bubboni. Io ho visto i bubboni, ma mi stai seguendo. E ho trovato un mulino. Ok. Ce l'hai una bomba, portata di mano, Mip. Sì, lo dico subito. Sì, ne ho tre. No, devo. C'ho solo lui che mi rompe il cazzo. Ho finito le munizioni della pistola. No, dimmi quando ci sei, io ci sono. Qua devo spaccare altri bubboni per entrare. Sì, io mi creo solo le munizioni per la pistola perché. Ok. No! Le ho finite. E adesso? Ok. Perché lui si mette lì davanti, quindi. Aspetta, mi preparo. Guarda che ce l'ho, dove devo andare? Dalla paduda, lui è lì che cammina. Io nel frattempo ammazzo i porci. Ah boh, me l'ha spaccata lui sta cosa, prima andandoci conto. Ah sì? Okay. Bene, sì. Sa saperlo non sprecavo la bomba, vabbè. Boh, sono salito su anch'io. Laboratorio. E sono arrivato al mulino. Bene, ti spiego, qua c'è un'altra porta con l'ingranaggio, quindi secondo me una volta che troviamo questo ingranaggio possiamo farci il ponte levatoio, possiamo farci la minchia che vogliamo. Allora, aspetta che prendo la bomba, la tiro, perché per raggiungere la scala Pioli devo... Qua serve un'altra sfera, che non abbiamo, mi sa. Ma immagino troveremo dentro. Niente, dimmi quando sei pronto a entrare nel mulino, io ci sono. Foto di un animale raro. Pazzesco. Una bestia rara. Allora, piano di sopra c'è qualcosa oltre alla macchina da scrivere. No, non c'è un cazzo. C'è una minchia. Ah no, c'è foto di un animale raro, ok. Ma c'è una minchia, quindi possiamo scendere. Questa cosa che però non mi fanno guardare attraverso il mirino, ma non ho capito che poi la gente come Cesco si lamenta perché diventa Call of Duty, però. Porco, ma qua hanno ricominciato col tagliaerba. Porco, com'è possibile tra il tagliaerba? Prima era passato l'arrotino, che cazzo era che vendeva i meloni? Fa meloni freschi! I limoni, signora! Limoni, signora! Allora, qua giù, dobbiamo scendere giù da qua questo ascensore. Tiriamo la leva o l'hai già tirata? Sì, ho tirato. E qua siamo alla terza fase, cioè il terzo fratello di Cristo. Ah, ha avuto un calo di frame, raga. Sì. Lì c'è una porta feto sei ali. E qua c'è un labirinto. Perché? Io quando scende. Allora, stiamo calmi perché qua davanti sto dall'altro lato e niente. Odio le miniere. C'è qualcosa di appeso, no? Sto dall'altro lato. Quello sta andando via. Ma qua. Sto andando. Sì, per la ferrovia qua. Ma tra un po' sbuca Gesù Cristo, Non ti preoccupare. Sinistra? Sinistra, forza. Qua c'è Margherita. Fa le paludi di merda. Ah, sono. Dove cazzo stiamo andando? Poi qua non c'è un cazzo da prendere, strano. Io non trovo un cazzo. I rumori del cazzo. Qua c'è una roba che fa schifo. Io mi ci fico in mezzo. Attenzione però. Figurati, guarda chi arriva, E quindi che faccio, glielo in culo così? Pigliale, allunga sta mano. Ma lol.
e vomita. Ehi, com'è? T'a posto? I'll just be taking this. Ma è mia. She's not hers. Oh, you have something to say? What do you mean, mother's special child? Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please. If you take it, then the others laugh at me. But if I do better than them... What do I care? Wait, just a little longer, please. Ma senti, ma non ci sta da parlare. What's so funny? You're esatto. Stupid. You talk too much. Ma va. It's all over. I plugged away in. What do you Shit. Interessante. Allora, nel caso ci fossero state per caso dei dubbi sul fatto che Ethan fosse un deficiente cretino imbecille. Sì. Parliamo, ma cosa vuoi dire? Vabbè. Vabbè, ritorniamo da qua. Comunque, adesso quando finiamo di correre, sì, a me è venuta in mente una roba, vedrai. Dove cazzo devo andare di qua? Devi scendere giù tanto, devo tornare indietro. Non puoi prenderlo, raga. How do I get out of here? Come cazzo esco da sto posto di merda? Allora, no, ti dico. Qua parlano della bambina speciale di Madre Miranda. Madre Miranda vuole la sua bambina. Quanto ci dai che Evelyn del 7 era figlia era di Madre figlia. Miranda? E esatto. Quindi, siccome la bambina è cresciuta con questi poteri speciali perché cosa... Come cazzo si chiama la moglie? Perché Mia era stata infettata da Evelina. Vedrai che questa qua vuole nostra figlia come sostituto. Comunque sono uscito fuori. Perché sei uscito fuori? Sono scappato col flacone. Cioè... sì. Ma... Io posso anche andare al secondo piano qua, però in realtà, cioè... A parte che non è rosso un cazzo qua, è tutto da cercare. Secondo me non possiamo tornare. Effettivamente sono uscito anch'io, ma secondo me non ci fa andare via. Proviamo, ma. Effettivamente abbiamo il flacone. Cioè. Ma proviamo, dai, vediamo che succede. Quando avrei finito, lascio la chiave della barca nella capanna della miniera. Hans è morto. Niente più pesca per un po'. È stato divorato da un pesce gigante. Ce lo ricordiamo il pesce della storia, sì. Sì. Quanto ci dai che non possiamo andare via? Ci si vede la chiave della barca. Anche perché. Esatto. Ma. Dove è la chiave della barca? L'hai già trovata? No, la chiave della barca, Beppe. L'abbiamo. Miniera. È nella miniera, quindi dobbiamo farci la miniera. No, però sta casa dove c'è sto bigliettino mi rimane rossa. No, a me non me la fa manco blu. Cioè, mi rimane... Ah, boh, ok. Ok, ok. E niente. Fuori, lì fuori c'era un barile. Niente, la miniera va fatta per forza, vaffanculo. Sì, va, figurati, era troppo bello. Ma ho detto, ma siamo usciti, è stato un piacere. Sì, sì. E torniamo indietro. Niente, questa miniera di merda. Ma a parte che in miniera c'era un corridoio, Eric. Cioè, non è che c'era... Cioè, è vero, ma... Andiamo al secondo piano. Qua, di lato, che sali su sta scala. E di qua non puoi andare. Guardate. Andiamo. Qua non puoi andare perché... Ah no, però aspetta. Potrebbe rompersi con un po' di forza. Sì, 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 basta che lo meni. Ok. Sento dei rumori di Cristo. Un ponte. Ah, quelli sono lì canti, mi sa. Io so solo pure che sto tralasciando della roba perché...
tutto rosso, cioè non mi... Ah, questa Fuck. È la parte, ecco. Ma non c'è niente. Succhiamo. Ok. I canterbe... Non ci sono più. Devo sparare con un po' di calma, questa... Ho detto Turca. Cazzate! Vuoi entrare nella porta qua vicino? Ops. Chiave della barca. Minchia, ma questo... Allora siete tanti, raga, siete tantissimi, aspetta. Allora, aspetta, ascolta me. Curati, non ho una cura. Porco di... Poi rifaccio la bomba. Aia. Permesso. Chiave della barca. Non è che munizioni dice wow sta fottene, ma in realtà le finisco sempre. Così la chiave della barca. Giustamente. Allora, aspetta, no. Corri, cazzo di... Corri. Devo creare... Non posso creare un cazzo. Cazzo, non posso creare niente. Come si fa questa munizione, ne hai? Le sto finendo. Io non posso anche crearle. Sto dando quelle fucile di precisione. Ok, ok. Penso di aver finito la boss fight. Ho finito, ho dato fondo alle munizioni del pompa. Però vabbè. Allora, stiamo calmi. Chiave della barca. L'ho presa anch'io. Ah. Aspetta che qua c'è della roba da rompere, della roba da fare, non correre. No, non sto correndo, è che... Dentro la casupola dove trovi la chiave, giusto? No, qua c'è un barile. Ah, tu dici fuori, ok, perché dentro la casupola? Ok. Quindi è ancora tutto rosso in questo posto di merda, perché? Tutte mini parti da un'ora... Ok, munizioni di pistola, diventa tutto blu. Labirinto, attenzione però, c'è un problema. Labirinto ce lo dà ancora rosso con un punto esclamativo. Esatto. Quindi noi possiamo anche andare in barca. Io sto ancora cercando la cosa che mi manca in sto posto di merda. Ci sono delle munizioni in una barca. Già presa. C'è qualcosa che non mi sta... L'erba verde, dove l'avevi presa l'erba verde? E l'era lì per terra, ma secondo me me l'aveva droppato un nemico, eh. Ah, ok, perché... Era lì proprio che tipo come se crescesse dal terreno. Ah, è pianta verde. Ok, no, è da proprio lì. Ok, trovato, tutto blu, anch'io. Boh, molto bene, via. Che vogliamo fare sto labirinto? Adesso proviamoci ad andare. Fammi solo di salire su. Tornare indietro. Allora, vediamo un attimo. Perché? Niente, tanto è bloccato. Dobbiamo andare dalla barca. Sto labirinto però non ci possiamo fare una minchia. Chi è? Esatto. E chi vuoi che sia. Porco di... Corri. Più veloce della luce. Vabbè, ma io lo ammazzo. Attiva, chiave della barca. Vai, sali. Io ammazzo nessuno. C'hai ragione, le munizioni stanno finendo adesso. Allora, attenzione. Prima di andare dove dobbiamo andare, qua vicino c'è un tesoro. Dove? Non so come arrivarci. C'è un tesoro su una barca proprio. Ma te lo segna? Sì. Perché io sono sopra la barca. Qua dietro. Arma nascosta di burò. Sì, arma nascosta di burò. Però... dobbiamo tornare indietro. Proprio se ci fa tornare indietro con l'ago artificiale. Ma non ti fa tornare indietro. Ce lo vedo anch'io sulla mappa dietro. Un'arma nascosta di burò, tipo. C'è scritto così, scritto sotto i soldi. Ho bisogno fare un giro largo della Madonna per arrivarci. E mi sa proprio di sì. Ma tanto qua indietro non possiamo andare, quindi buttiamoci su sto... anche perché qua non puoi andare indietro, cioè...
Va bene, niente, andiamo e ficchiamoci in sta caverna. Esatto. Cazzo è. Riga. Orco di... Eccolo lì, fa, questo è chiaramente il pesce che ci risentivo il allora, 4, perché... Qua fa fare il giro, vediamo se... Se qua ci arriva la barca, al tesoro. Esatto, vediamo. No, non mi fa passare. Vabbè, ma raga, dai, la strada era questa. Quindi per il boh, andiamo... andiamo dal... Andiamo nella caverna. Dalla mini... Nella caverna. Boh, esci dalla barca. Acqua tutto azzurro. Ah cazzo, è partito. Sei andata a destra o nella casupola? Nella casupola con la tenda. Vabbè, tanto azzurro effettivamente, diamo una casupola. What the hell? Research post or something? What the fuck are they doing here? Buongiorno. Get off of me! Stay the fuck down! Ethan! I gotta say I'm surprised you made it this far. Guardalo lì, migliore. It'd be a shame if something happened to you now. Sure, Chris. Why not? You killed Mia. Now do me and finish the job. Hey, Cap. I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. What kind of readings? What's moving? Unknown. But my guess is we've been here too long and Miranda knows it. Hey, hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. You stay out of our business, Ethan. God, watch out! Attenzione, è lui che si trasforma in un pesce. Ah, forse sì, perché... I don't have time for this. Ma che schifo. Miranda sent you to slow me down. Ma di che cazzo parli? Fa? Ma che schifo, porco. Anche perché all'inizio credi, boh, il villaggio è finito, qua c'è il castello gigante. E poi che cazzo ci deve essere ancora, boh? Anche perché il castello è comunque grosso, di roba ce n'è. Cioè, il castello ti mette un po' in... condizione di pensare, minchia. Cioè, esatto. Ne fai di roba del castello, comunque. Sì, questo era il tutorial. E poi quando esci ti ritorni un attimo spesato, non hai capito che cazzo hai fatto. Dici, ma quella è morta. E ora, invece, in realtà, ora si è aperto tutto il gioco. Cioè... Allora, e però, attenzione. Allora, su questa cosa qua, io cosa ti posso dire? Che io ti ricordo che ti ho detto, devo ancora decidere se sta cosa qua mi piace, mi fa incazzare o no. Alla fine, se ci pensi bene... È una genialata, perché loro a livello di marketing hanno puntato tutto sulla Dimitrescu e poi in realtà c'è tutto un mondo da scoprire che non ci aspettavamo perché non lo sapevamo. E quindi questa roba qua secondo me è parecchio interessante. Secondo me è un colpo di maestria, all'inizio ti senti tradito e poi in realtà è un colpo abbastanza di maestria secondo me.